Benissimo, buonasera a tutti. Allora, benvenuti a questo webinar sulla trading sulle news. Diciamo, è un po' una continuazione del video che sicuramente avete già visto. Se non l'avete già visto, cercatelo su YouTube, canale Trading 2.0, dove parlo nel primo video della serie di lezioni intitolate Carta e Penna, parlo del trading sulle news. Qui vediamo di affrontare qualche altro aspetto di questo tipo di eventi di cui sicuramente avete sentito parlare, perché quando ci sono queste news economiche, quelle calendarizzate, diciamo, sicuramente succedono degli eventi un po' strani, diciamo. Per esempio, si allarga, diciamo, quelli che sono i soliti standard di volatilità e magari delle volte anche di direzionalità del mercato. Quindi sono eventi che interessa qualsiasi trader. La mia è una formazione un po' particolare perché deriva dalla mia esperienza e la mia esperienza anch'essa è un po' particolare. Io ho fatto per tanti anni il programmatore di trading system, sistemi che utilizzavo io, sistemi comunque realizzati per conto terzi, per aspiranti traders oppure per traders anche abbastanza, diciamo, famosi e conosciuti. Quindi, penso di aver, ore, anzi, sicuramente ho realizzato più di 1500 trading system in codice MQL e per altre piattaforme di trading. In realtà, però, vi devo dire che pur avendo una base, diciamo, di approccio algoritmico da programmatore ai trading system, non distingo più di tanto il trading manuale, ovvero discrezionale, da quello algoritmico. Perché secondo me il trading è uno solo. Ok, diciamo, quello che fa la differenza è l'utilizzo di informazioni corrette che stanno a monte delle scelte di trading. Quindi, per me esistono due tipi di trading: trading sensato, di buon senso, che utilizza informazioni corrette, che quindi ha qualche probabilità di diventare un trading profittevole, o altrimenti esiste il solito trading, che diciamo è quello che facciamo un po' tutti all'inizio, trasportati diciamo da questa marea, questa massa di informazioni fuorvianti che ci sono messe a disposizione dovunque si cerca qualche informazione sul trading online, sui mercati finanziari. Ok? Quindi adesso vedremo alcune cose. Diciamo, nel video carta penna abbiamo un attimo organizzato l'argomento trading sulle news, dato qualche dritta, qualche spunto di ricerca. Adesso vediamo qualche cosina derivata, diciamo, da qualche esperimento, da qualche, diciamo, prova che possiamo fare con l'ausilio dell'approccio algoritmico al trading. Ok. Niente, io sono Sergei Magalà, per chi non mi conosce, sono un trader professionista, mi definisco tale perché semplicemente perché sono anni che comunque per campare faccio il trading, d'accordo? Il grosso dei proventi ce li ho dalle mie, diciamo, fra virgolette, vincite sui mercati finanziari e offro servizi di gestione a comunque, diciamo, enti autorizzati, specialmente in Russia, d'accordo? E sviluppo sistemi di trading algoritmico, oltre ad occuparmi di formazione, che comunque occupa davvero il minimo, d'accordo, della mia attività. Faccio vedere un po' di risultati, così, un po' di conticini, fra virgolette, vetrina.
Secondo me, ogni trader che si occupa di formazione ha il dovere morale, etico, professionale, metteteci dentro tutto quello che volete, di mostrare i propri risultati. Chi mi segue anche sui social, su Facebook, sapete che nel bene o nel male di problemi su queste cose non ce ne sono, perché la mia trasparenza è proverbiale, d'accordo? Certe volte va bene, certe volte va male, però giustamente devo mostrarvi, diciamo, le cose che dico, da dove derivano, okay? Perché certi concetti, certe affermazioni, ovviamente devono essere confermate, diciamo, dal mostrare un certo tipo di attività. Allora, adesso qui vediamo qualche risultato algoritmico e qualche risultato di trading discrezionale, d'accordo? Qui a sinistra vediamo un po' di trading system che hanno lavorato a netto da questa parte. Qui a destra qualche risultato, diciamo, fatto in manuale, specialmente il conto in basso a destra, che diciamo è un po' un conto pilota, che praticamente mostra la mia operatività, diciamo a basso rischio, che faccio a livello di gestore. La mia è una storia, diciamo, comune a tutti i traders vincenti, che siano algoritmici, che siano discrezionali, non importa. All'inizio tanti soldi persi e tanto tempo perso. Ok. Ovviamente ciò è da attribuire alla poca qualità delle informazioni, del flusso di informazioni di cui veniamo inondati quando ci avviciniamo a questo mondo. Quindi mancanza di conoscenze e di informazioni. Anzi, molte delle cose che ci troviamo a credere di sapere possono rivelarsi sbagliate, e siamo fortunati se, diciamo, arriviamo al punto di consapevolezza, al punto di conoscenza, perché se ci arriviamo vuol dire che abbiamo resistito per diverso tempo, magari subendo anche, diciamo, delle perdite, o comunque dei periodi che non ci portavano, periodi dedicati alla ricerca delle prove, okay, che magari non ci portavano un'entrata economica. Dopodiché ci renderemo per forza conto che la maggior parte delle cose che si sanno, si dicono, si credono sul trading online sono semplicemente sbagliate, d'accordo? Quindi, una cosa importante che sono arrivato a capire ad un certo punto è che le eventuali difficoltà incontrate nell'operatività della speculazione del trading sui mercati finanziari derivavano non tanto da una questione di capace o non capace, ma prima di tutto da una questione di sapere e non sapere. Ok, la conoscenza è quello che farà la differenza, anche se tutti vi vogliono far credere un'altra cosa, che è una questione di psicologia, di disciplina, di tutte queste cose qui. Sì, qualche cosina, la psicologia e la disciplina conta, perché no? Qualche cosina conta. Il problema è che vi rifilano la storiella della psicologia, la disciplina, perché si tratta di cose, come dire, mentalmente facili da aggiustare. Uno dice: ma faccio le cose con disciplina, quindi divento profittevole. No, scordatevelo. Diventate profittevoli solo ed esclusivamente se saprete certe cose. Ok, le informazioni sono, diciamo, la commodity più preziosa che conosco, come diceva Gordon Gekko nel film Wall Street. Quindi, se nel vostro trading c'è qualcosa che non va, ovvero avete l'equity che non cresce, ok? Quindi, se non siete profittevoli su base annua,
Non crediate che sia una questione di bravi, non bravi, portati, non portati, disciplinati o non disciplinati, psicologicamente a posto o non a posto, queste cose qui. No, è solo una questione di sapere le cose. Diciamo, la formula della redenzione, l'ho chiamata la formula della redenzione del trader, può essere solo questa. Lavoro vero. Dimentichiamoci le cose facili, comode, quello che diamo per scontato, ok, quelle cose divertenti da fare, tipo unire i massimi e i minimi di un grafico con delle lineette e credere che questa cosa qui può portarci a qualche guadagno, a qualche vantaggio sul mercato. Assolutamente no. Bisogna lavorare sul serio, d'accordo? Bisogna scoprire di informazioni vere e utili, e quasi sempre le informazioni vere e utili non sono comunemente conosciute ed utilizzate, specialmente nel mondo retail. Ok? Quindi, se sappiamo che tutti utilizzano Ichimochi, Ikenachi, Trendline e credono nella favola dell'esistenza dei supporti e delle resistenze, lo so che se seguite la mia formazione per la prima volta sembra che le spari un po' grosse, ma vedrete che alla fine non potrete che essere d'accordo con me, d'accordo? Quindi lasciamo perdere tutto quello che crediamo di sapere, datemi retta, ok? Poi per carità, se avete risultati strabilianti, magari anche migliori dei miei, va benissimo, però. Sinceramente, ci credo poco, ok? Quindi, se i vostri risultati non vi soddisfano, è perché ciò che sapete o credete di sapere è sbagliato, d'accordo? E abbandonare le strade cieche velocemente ha il doppio vantaggio, vi farà risparmiare soldi, ma soprattutto tempo, d'accordo? Per contro, la cosa positiva è che le giuste informazioni porteranno immancabilmente a guadagnare soldi, tanti soldi, senza limiti, ok? Perché dopo è vero che quello del trader è un lavoro estremamente profittevole. Allora, come funziona la mia offerta formativa Trading 2.0? Allora, da qui a fine anno ho in programma una dozzina di video della rubrica carta e penna con i corrispondenti webinars tecnici. Ok, il primo è questo qui e ci state partecipando. E poi c'è una serie di corsi a pagamento specifici per trading, sia automatico sia discrezionale, comunque ne parliamo poi, d'accordo? La rubrica carta e penna, comunque anche le registrazioni di questi webinar, li trovate tutti sul canale Trading 2.0 di Sergei Magalà. Cercate su YouTube, vi iscrivete al canale, d'accordo? E poi ci sono un sacco di video che consiglio di vedere perché magari due o tre concetti. Questa sera li saltiamo perché già ampiamente discussi, comunque ne accenderò ancora. D'accordo. Nella parte gratuita, quello che vi darò sono le indicazioni, praticamente vi instraderò a come si fanno certe ricerche, dove andare a cercarsi le cose. D'accordo? Che cos'è la ricerca? La ricerca è, diciamo, è la base dello studio. D'accordo? Lo studio è una ricerca. Quindi nulla può sostituire, diciamo, la vostra curiosità, il vostro lavoro, la vostra industriosità nell'andarvi a ricercare informazioni utili che vi porteranno ad avere un qualche vantaggio nel mercato. Però quelle cose ve le dovete conquistare. D'accordo? Ve le dovete andare a cercare, non c'è altra strada, non ci sono altre scorciatoie.
Praticamente vi offro la famosa canna da pesca, dice: ah, ma io insegno invece di darvi del pesce, vi insegno a pescare. Ecco, più o meno quello che sto cercando di fare con la parte gratuita della mia formazione, d'accordo? Poi, ovviamente, i risultati delle ricerche belle e pronte le troverete nei corsi a pagamento, perché la ricerca costa anche a me, ok? Le cose che io so mi sono costate tanto tempo, tanto denaro, d'accordo? Quindi la capacità di trovare le informazioni utili comunque ce l'abbiamo tutti, ok? Come ce l'ho fatta io, ce la farete anche voi. Benissimo. Andiamo avanti con il webinar vero e proprio. Prevedibilità dei mercati. Ok, qui diciamo c'è un po' questa, come si dice, diatriba, questa, diciamo, discussione. C'è chi dice che il mercato può essere prevedibile, c'è chi dice che il mercato non si può prevedere. Per me è un problema che non esiste. Certo che noi per guadagnare dei soldi sui mercati dobbiamo trovare, diciamo, dei spiragli di prevedibilità, ok? Un minimo di probabilità ce la dobbiamo tirare fuori, se no è assolutamente inutile, d'accordo? Quindi, diciamo, non è questa come dire, la sede, il momento giusto per una discussione sull'efficienza e inefficienza dei mercati, che sono concetti molto teorici, il random walk, tutte quelle cose lì. Se ne parlerà ancora 12 webinar, chi mi segue sa già quanto contenuto riesco a tirar fuori in un'oretta diciamo, di corso, ecco. Quello di cui possiamo parlare questa sera è quanto, adesso scusate magari il linguaggio che mi segue per la prima volta, io devo essere diretto, noi facciamo trading, ok, non facciamo. Non sono qui, non sono, diciamo, in lista d'attesa per un premio Nobel per la letteratura o non sono un laureando in letteratura francese, ecco, non me ne frega niente. Ogni tanto devo essere brusco e ogni tanto, diciamo, perché, diciamo, certe cose vi arrivino meglio, devo un attimo, diciamo, magari rompere, andare a scalfire degli schemi che il trader solitamente è portato a seguire, d'accordo? Una cosa, diciamo, interessante che vi faccio ogni tanto nella mia formazione vedere volentieri, sono anche le perdite. Ok? Dice: ah, ma come di qua di là? Sì, faccio vedere i risultati. Sono uno dei pochi, sono l'unico formatore su Forex in Italia di cui potete seguire i risultati. Ok? I risultati del trading e ovviamente anche i momenti di drawdown e gli errori. D'accordo? Il trading è comunque un costante, diciamo, lavoro, d'accordo? Ogni errore deve portarsi dietro, diciamo, un elemento evolutivo. Bisogna fermarsi, riflettere e vedere di ricavare una lezione da ogni errore che si commette. D'accordo. Quindi, senza addentrarci nella discussione pseudo-scientifica, pseudo-filosofica sulla probabilità dei mercati, efficienza e inefficienza, random walk, avremo l'occasione comunque di riparlarne. Quello che dobbiamo cominciare a vedere è di evitare di essere talmente stupidi, talmente cretini, da non considerare
gli elementi prevedibili che il mercato ci offre. Ok, come già accennato nel video carta e penna, il calendario economico delle news ci offre un importantissimo elemento di prevedibilità, ci offre un cazzo di orario, d'accordo? Lo possiamo consultare all'inizio di ogni settimana, ogni mattina possiamo sapere che ad una certa ora, per un motivo o per un altro, ci aspettiamo un aumento della volatilità. E non è poco, non è poco, si tratta di un quotidiano elemento di prevedibilità. Anche solo se si tratta di un orario in cui sappiamo che potrebbe succedere qualcosa, d'accordo, anche se non lo sappiamo quantificare quel qualcosa, però già un qualcosa su cui lavorare ce l'abbiamo, ok? Già non siamo a livello di tabula rasa, non abbiamo di fronte, diciamo, una lavagna vuota, pulita, non siamo di fronte a un foglio bianco, siamo di fronte a un certo calendario con, diciamo, delle news, delle cose che possono succedere. Ok, a una certa ora di ogni santo giorno qualche cosa succede, quella qualche cosa muove i mercati, d'accordo? Muove i mercati e fa aumentare la volatilità. Quindi, perché non arrivare preparati a questi eventi? Direi, sembra che non ci voglia molto, però è quello che dobbiamo andare a cercare fare. E sono cose che pochi fanno, d'accordo? Perché dopo dicono, ah, i mercati non si seguono, non si prevedono. Eh sì, certo, ok. Si può arrivare a conoscere a priori quali azioni fatte in determinate situazioni ci avrebbero reso determinate reazioni, almeno nel passato, d'accordo? E qui sto parlando dei backtest delle strategie che dopo vedremo. Ok, le insidie. Adesso probabilmente sapete già che quando esce una news economica, noi che cosa facciamo? A che cosa assistiamo? Un allargamento dello spread, dopo lo vediamo meglio. E se proviamo ad aprire un'operazione, che cosa succederà? Il mercato ci dirà requote, ok? Ci offrirà dei prezzi di esecuzione diversi da quelli che richiediamo, d'accordo? Ecco, queste sono le insidie del trading sulle news, dopo le vedremo un po' meglio. Però queste cose qui è ovvio che c'è la possibilità, proprio pratica e tecnologica, di stimarle prima e di organizzarci a priori, invece che subirle come abbiamo fatto tutti all'inizio, d'accordo? Quindi possiamo misurare e stimare gli ev eventuali problemi di esecuzione in fast market, in mercato veloce. Ok, non c'è nulla di più simile a una sconfitta per un trader che non tenere in considerazione un evento prevedibile, ok? Quindi non perdiamo tempo a filosofeggiare sul mercato prevedibile o meno, ma rendiamoci conto che quel poco che si può prevedere, dobbiamo prevederlo. Un esempio di trade vissuta recentemente. Settembre, ok, circa un mesetto fa. Vediamo questa trade. Si trattava di una mia trade controtrend fatta per certi motivi su che cosa? Sul dollaro australiano e sul dollaro neozelandese. Quindi non guardate il fatto che abbia aperto le operazioni su euro-dollaro australiano, sterlina-dollaro australiano, euro-dollaro neozelandese, sterlina-dollaro neozelandese. In questo caso, cioè, ve lo sto dicendo, non è che lo potete sapere guardando il grafico, cioè, lo sto dicendo, per un certo motivo, per dei certi motivi, io avevo comprato il dollaro australiano e il dollaro neozelandese, vendendo
Ok, i cross euro AUD, GBP AUD, euro NZD, GBP NZD. Il fatto di vendere euro e sterlina, comprando allo stesso tempo dollaro australiano e dollaro neozelandese, se non mi seguite, se questo concetto non è chiaro, cioè, compratemi il corso sulla Apollo Action, perché queste sono cose che devono essere limpide per un trader su Forex, d'accordo? Ok, le valute, quindi per comprare queste due valute ne dovevo vendere delle altre perché il Forex è un mercato fatto così, d'accordo? E ho scelto euro e sterlina, come ne potevo scegliere delle altre? Ok, le ho scelte anche lì per dei motivi specifici, ok, per un fatto di correlazione che in quel momento eccessi, eccetera. Vabbè, con calma. Ne riparliamo. Comunque, che cosa è successo? Il trade si è prolungato magari un po' di più, d'accordo? C'è stata una giornata, anche due, in cui sia il dollaro australiano sia il dollaro neozelandese hanno continuato a scendere. D'accordo? Che quindi questi cross hanno continuato a salire, anche se è controintuitivo, ok? Il trading sul Forex è molto controintuitivo, d'accordo? Infatti si tratta del mercato più difficile che esista. Comunque, l'idea era quella di rimanere in posizione, ok? Ed eventualmente aprirne una seconda, sempre per lo stesso segnale, che non è una mediata, è semplicemente un fatto di differenziazione interna, d'accordo? Se non che sulla sterlina, ok, il lunedì successivo, ok, perché l'operazione la prima operta di venerdì, la seconda di lunedì, anche se credevo che lunedì mi avrebbe portato all'incasso, l'incasso è venuto 2 giorni dopo. Ma va benissimo, ok, capita. Capita anche di chiudere in perdita o comunque in pari, ma fa parte del gioco. Se non che sulla sterlina, il lunedì c'era una news importante, un market mover. E infatti vediamo come sulla sterlina contro il dollaro zelandese e il dollaro australiano ho avuto un drawdown di 100 punti maggiore di come ce l'ho avuto nei cambi contro l'euro. Quindi, cosa saggia da fare sarebbe stata il venerdì, col senno del poi col senno del poi niente, perché il calendario è lì a disposizione, d'accordo, vediamo. Il trade non parte. Lunedì mattina sulla sterlina c'è una news. Cazzo, chiudo, ok, chiudo e evito di espormi, ok, sul movimento di sterlina, che qui il trade non era basato sulla sterlina e nemmeno sull'euro. Ok, il cuore, il concetto del trade era comprare dollaro australiano, dollaro neozelandese. Quindi avrei dovuto o non aprire per niente sterlina o aprire qualsiasi altra valuta, ok, mettendomi long Australia e Nuova Zelanda e short una terza valuta che poteva essere, lo so, franco svizzero, per esempio, ok, per rimanere in tema di valute poco correlate con quelle asiatiche. Ok, quindi qui in questo caso sono stati 100 punti di drawdown assolutamente evitabili. Ok, sì, poteva uscire una news sfavorevole, okay, un dato economico sfavorevole, sfavorevole alla sterlina. In quel caso il movimento sarebbe andato a mio favore. Adesso, poco male perché comunque lavorando su più cross, applico una certa differenziazione interna, vedete, e quindi diciamo che il rischio un po' si distribuisce,
perché è difficile che avvengano tanti eventi controversi se divido le mie trade su più cross, d'accordo? Quando questo ha del senso, quindi anche questa è una piccola lezioncina regalata. Però questo evento prevedibile mi avrebbe fatto risparmiare un, diciamo, discreto, diciamo, 100 punti di drawdown che erano benissimo evitabili, d'accordo? Quindi teniamo sempre in considerazione il calendario delle news, è fondamentale, è molto semplice, ma bisogna farlo, ok? Perché i prezzi non dipendono dai prezzi, dipendono dagli eventi, d'accordo? Dipendono anche dalle molte cose che noi non sappiamo e molto spesso non dipendono da niente. Molto spesso i prezzi sono semplicemente casuali. Però quando riusciamo ad avere uno spiraglio di prevedibilità, usiamolo, teniamone conto, ok? Diciamo, dopo tanti anni, trovarsi in quella situazione lì, vi assicuro che brucia il culo parecchio, ok? Mi sono sentito un coglione per degli giorni. Questo, diciamo, capita un po' meno spesso quando magari lavorano i sistemi automatici, perché lì i giochi si fanno prima, ok? Invece, quando si fa trading discrezionale, questi errori dopo bisogna lavorarci sopra, ecco. Questo è un esempio dell'effetto di tener conto del calendario economico quando si trada manualmente. Vediamo anche come il trader algoritmico deve tener conto del calendario economico. Ok. Dai miei webinar, diciamo, dalla mia formazione, può trarre spunto sia il trader discrezionale sia il programmatore di sistemi. Vabbè, però tanto più o meno i sistemisti mi conoscono tutti in Italia, quelli che mi seguono, queste cose le sanno già. Ok, quello che mi dispiace è quando i trader discrezionali, non so, si fanno un'idea, ma Sergei lavora solo con la statistica, non credo. No, no, vuol dire che se qualcuno la pensa così, vuol dire che semplicemente è comunque un difetto mio di comunicazione, vuol dire che non sono riuscito a comunicare le cose giuste, d'accordo? Perché la statistica va bene, ok? Però il mio trading è basato più che non solo sulla statistica, ma anche sull'analisi delle cause-effetti, ok? Dei vari percussori, diciamo, dei mercati. Allora, andiamo a vedere un expert advisor, un trading system automatico. Questo sistema si chiama Compraforce su ritracciamento. È un sistema che insegno nel mio corso di programmazione MQL, la cui prima edizione in cui ho presentato questo sistema pari pari con lo stesso codice, con le stesse impostazioni, ok, è stato nel 2014. Sono già 4 anni che questo sistema lavoricchia. Allora, si chiama Comproforza sul ritracciamento, quindi cosa fa? Segue il trend entrando sui ritracciamenti, esattamente come dice il titolo. Qui vediamo un po' di operazioni di questo sistema. Qui è nella versione super grezza, qui veramente parliamo di un solo indicatore per il segnale di entrata, e di un secondo indicatore che fa da filtro, quindi è una cosa banalissima, d'accordo? Dal 2014, la prima volta che ho presentato questo sistema, tutta questa parte a destra del backtest è auto-sample, quindi diciamo non è modellato sul mercato, quindi questo diciamo è un indicatore diciamo molto, molto importante, vuol dire che quel po' di qualcosa che segue questo sistema diciamo veramente esiste perché non è risultato di un sovrammodellamento, sovraottimizzazione sul mercato, sulla serie storica in sample sulla quale è stato plasmato, creato il sistema. D'accordo? Dopo, chi interessa il corso di programmazione, ne parliamo a fine webinar. Ok, allora,
Questo è il risultato dal 2000 su euro-dollaro. Adesso qua su in alto vedete, apro una parentesi, vedete punti di controllo, ok? Quindi qualità di test bassa, ci dice il tester. Se lo testiamo ad ogni tick, se lo testiamo ad ogni tick importato, quindi al 90, addirittura al 99% di precisione, perché usa il tester MetaTrader 4, il risultato non cambia. Ok, no, perché dopo ogni tanto leggo i commenti di qualche cretinetto lì su Facebook, ah, ma te fai i test, non affidati, datemi retta che non è su queste cose che, okay, che se lo vado a cascare, d'accordo? Se vi interessa l'argomento affidabilità dei test, sempre canale YouTube. Trading 2.0 c'è un bellissimo video appunto sull'affidabilità dei test MetaTrader 4. Ok, allora questo è il test dal 2000 del sistema. Andiamo a vedere, giusto per curiosità, se le news, diciamo, economiche impattano, hanno un qualche, diciamo, impatto sulle profittabilità di un sistema semplice come questo. Allora, qui entriamo in trend su un ritracciamento. Quindi, come logica, con l'eventuale esplosione di volatilità generato dall'uscita di un dato economico, da una news, diciamo che non è che siamo proprio in linea, d'accordo? Però andiamo a provare. Allora, isoliamo l'operatività, per esempio, solamente del venerdì. Vediamo come si comporta il sistema se lo facciamo lavorare solamente di venerdì. Sicuramente, se siete trader un minimo esperti, sapete già dove voglio arrivare. Ogni primo venerdì del mese esce un dato molto importante sul mercato americano, che quindi influisce il dollaro. Quindi non euro-dollaro, ma il dollaro, e quindi ogni cross, ogni cambio contro il dollaro, compreso l'euro-dollaro. Ok. E si tratta di dati sulla disoccupazione negli Stati Uniti, d'accordo? Quindi andiamo a vedere i venerdì come si comporta il nostro sistema. I venerdì comunque escono degli altri dati, in altre situazioni, sia riguardanti il dollaro, sia riguardanti l'euro, ok? Riguardanti la zona euro. Allora, questo qui è il test di venerdì, quindi tutto sommato il venerdì il sistema è profittevole, ok? Anche se non in maniera eccezionale. Andiamo a isolare solamente i primi venerdì del mese. I non farm payrolls. A livello di codifica molto semplice. Prima delle istruzioni di aprire le operazioni, ok, scrivo questa stringa di codice. Se day of week, quindi giorno della settimana, non è 5, quindi non è venerdì, return vuol dire forza l'uscita dall'algoritmo, quindi non controllo neanche le condizioni dell'indicatore per aprire le operazioni, esco e quindi non apro niente. E ci ho aggiunto se day, quindi il giorno, è maggiore di 7, la data del mese è maggiore del 7, esco. Quindi se è maggiore del 7 vuol dire che è passata la prima settimana, abbiamo già saltato il primo venerdì del mese, quindi gli altri venerdì non ci interessano. D'accordo? Con queste due righe di codice cosa faccio? Isolo l'operatività del sistema solamente al venerdì dei non farm payrolls del primo venerdì del mese. Ok, e vediamo che non è proprio una bella equity, diciamo, il sistema non si comporta benissimo in questi frangenti. Dopo, andando a vedere il tracciamento delle operazioni sul Visual Tester, sicuramente ci accorgiamo che il problema è che spesso e volentieri in queste situazioni, quando entriamo proprio, siamo in posizione a ridosso della news, ok, delle volte ci può andare bene, però quando ci va male prendiamo lo stop loss secco, che è abbastanza largo in questo sistema, d'accordo?
Quindi, cosa possiamo andare a fare? Possiamo andare a fare un esperimento, possiamo inibire l'apertura delle operazioni, diciamo, nel paio d'ore intorno alla news, d'accordo? Quindi la news è alle 2:30, quindi dalle 2 alle 3 non apriamo niente. E vedete che l'equity migliora, ok? Quindi vediamo che nei venerdì dei non farm perils, il grosso delle operazioni che magari era aperto la mattina presto o il pomeriggio tardi andava bene, ok? Perché magari si entrava in trend quando magari dopo che il movimento si è sviluppato, ha ritracciato e noi entriamo in posizione, in quelle cose andava bene, però proprio a ridosso della news, ok? Spesso ci prendevamo lo stop loss secco. Evitando di entrare a ridosso della news, vedete che abbiamo conservato le operazioni fuori dalla news che più o meno in linea generale andavano bene e abbiamo evitato di entrare sulla news che è un po' contro logica del sistema. Quindi vedete che si può tenere conto del calendario economico, anzi si deve tenere conto del calendario economico anche se siamo trader sistemici, ok? Anche tra i trader sistemici, programmatori di expert advisor, è sicuro che pochissimi sanno queste cose, pochissimi le fanno, d'accordo? Perché di solito molti preferiscono un processo di sovraottimizzazione, di lavorare sulle variabili, queste cose qui. Le variabili, a mio avviso, vanno toccate solamente se si è del tutto sicuri di lavorare con una logica che tiene conto di tutti, e ritorniamo al discorso di prima, gli elementi di prevedibilità che il mercato ci offre. D'accordo? Quindi abbiamo migliorato il sistema semplicemente andando a lavorare sulla logica del sistema stesso. Okay, quindi era una logica che era abbastanza in conflitto con l'esplosione di volatilità che abbiamo quando esce la news, senza alcun processo di modellamento, quindi evitando in teoria l'overfitting. Ok, è un po' come dire, se prendo una di quelle automobili che si guida da sola, ok, quindi con un pilota automatico, teniamo in mente una Tesla, no? L'autopilota di una Tesla, se tenesse conto solamente della mappa che ha in memoria, ok, o comunque della mappa che vede grazie al GPS, non sarebbe un buon pilota automatico, perché per esserlo deve anche uscire fuori dall'abitacolo della macchina, quindi non seguire solo la strada, leggersi serie storica, ma anche uscire dalla serie storica. Guardarsi attorno, guardare se ci sono delle altre macchine attorno, degli altri fattori, se c'è qualcuno che attraversa la strada, se c'è un blocco, un qualcosa, d'accordo? Che sono tutte cose che possono, metaforicamente, influire sul mercato, d'accordo? Quindi si può tenerne conto anche quando si lavora con i sistemi automatici. Si possono fare delle cose molto più complesse, anche analizzare la news, il dato che è uscito, però vabbè, dopo sono cose un po' avanzate. Anche il trader discrezionale a questo punto deve ricordarsi, okay, che il successo del suo trading deriva dalla consapevolezza che i prezzi non dipendono dai prezzi e assolutamente non dipendono dai supporti e resistenze, qualsiasi tipo di scarabocchi che possiamo fare sul grafico. Non vi preoccupate che se siete di quella scuola lì, ne riparliamo, vi convincerò di cambiare operatività, ve lo assicuro. Se seguite le 12 lezioni gratuite, 12 webinar da qui alla fine dell'anno, mi saprete dire che vi avrò ribaltato completamente la vostra percezione, ok, di quello che può essere utile o non utile per essere profittevole sui mercati, e i risultati arriveranno, vedrete. Ok, quindi i prezzi dipendono soprattutto dagli eventi, alcuni dei quali sono comodamente elencati nel calendario economico. Ok, vedete
Vediamo un po' di credenze popolari, come la solita cosa del seguire il trend. Il trend si segue, mai contro trend, queste cose qui. Il trend di che, specialmente sul Forex? Il trend di cosa? Sul Forex, però qui adesso non posso fare, proprio non c'è tempo, non è il caso di fare una lezione su che cosa sia il Forex, però diciamo che è come se fosse uno spread tra due valori. Quindi è anche assurdo parlare, lasciamo perdere l'analisi tecnica che è una truffa legalizzata, una roba veramente assurda, l'analisi tecnica con la grafica, quella dei scarabocchi sul grafico, no? Però anche a livello di trend, non trend, questi concetti qui sul Forex non possono andare bene, perché il Forex non è uguale a qualsiasi altro mercato, d'accordo? Perché non è un valore contro unità, ma un rapporto contro, tra due valori, quindi ha delle logiche completamente diverse. Comunque, tralasciando queste cose qui, bisogna essere consapevoli di due cose. E questo è un po' il motivo per cui io affermo che, oddio, che io affermo, è un dato di fatto e ve ne accorgerete. Bisogna essere consapevoli che le informazioni comunemente conosciute, comunemente propinateci dai formatori di trading sono sbagliate, perché dobbiamo sapere due cose. La maggior parte dei traders per lo più perdono i soldi. Guardatevi una qualsiasi statistica su base annua. Andate a vedere una qualsiasi, diciamo, ho fatto una qualsiasi tipo di ricerca di qualsiasi operatività su base annua, quindi diciamo a medio termine, su base annuale, la stragrande parte dei traders perdono soldi. La cosa interessante è che i formatori del trading perdono i soldi nella stessa proporzione. Quindi se il 95% dei trader sono perdenti, anche il 95% dei formatori sono perdenti. Ed è dimostrabile, vabbè, adesso nello specifico non voglio entrare, adesso molti sanno dove trovare questa informazione, comunque magari ne parliamo un po' meglio a fine anno in un webinar dedicato. Comunque la realtà è questa ed è impossibile smentirmi, ok? Quindi possiamo anche affermare che le cose comunemente conosciute sono sbagliate ed è così, perché se no non... Se no, le statistiche sarebbero completamente diverse, ok? Quindi è giusto seguire il movimento una volta che abbiamo osservato l'aumento di volatilità dopo il rilascio di una news, ok? O dobbiamo verificare se questa, diciamo, informazione e ritiro un secondo, prendo una pausa che bevo un bicchiere d'acqua. Eccoci qua. Allora, acceleriamo un po' perché ci sto mettendo anche troppo tempo. Sto sforando i tempi che avevo in mente. Vabbè. Allora, all'uscita della news, aumento volatilità, quindi seguiamo il movimento. Allora, è meglio, prima di prendere delle decisioni di operative di trading, verificare, ok? Oppure, se non abbiamo le capacità tecniche, non sappiamo fare ricerca in nessun modo, dobbiamo pretendere da chi ci fornisce queste informazioni, ok, delle prove che queste informazioni siano oggettive e replicabili. Okay? Quindi non basta il trader, l'esperto, il guru che ci dice: guarda, bisogna fare così, così, così colà, ma ci deve dire: bisogna fare così, cosà, e a questa informazione ci sono arrivato
Per questo o quest'altro motivo. Ok. E questo, diciamo, e questa spiegazione non deve essere, non deve limitarsi al, diciamo, alla, come dire, esperienza pregressa del singolo ricercatore o trader o formatore, ok? Deve essere una cosa che abbia un carattere di oggettività e di replicabilità. Altrimenti sarà una cosa che può essere utile sicuramente per il singolo trader, ma che non è utile in nessun modo, ok, a me che io vado a replicare una cosa che non è replicabile, che non è oggettiva. Non so se sono stato chiaro, spero di sì. Ok. Per esempio, la famosa tecnica dei due pendenti sopra e sotto un prezzo prima del rilascio della news, la tecnica del trading sulla news più famosa. Proviamo a seguire il movimento della news. Allora, ho scritto 4 righe di codice, una cosa semplicissima, non vi preoccupate. Praticamente è quello che si dice, no, nei corsi, mettere un pendente sotto, un pendente sopra, prima del rilascio della news su un prezzo medio, d'accordo? E seguire il movimento in trailing stop o seconda qualche altra uscita. Adesso di variazioni se ne possono fare tante, però gira e rigira ho fatto delle prove, il risultato è questo, che adesso non stiamo a dilungarci, ok? Non è un trottato, non è, non, è giusto per spiegare il concetto. Allora, qui cosa facciamo? Inseriamo prima dell'uscita della news un pendente sopra, un pendente sotto di quanto fatto 20 pip. La news presa in considerazione è quella di prima, le non farm payrolls, ok, dati sulla disoccupazione USA, primo venerdì del mese, alle 2:30 italiana, ok. Il trailing stop sarà regolato a un ATR orario, ok, trailing stop a passo un ATR orario. È una cosa tecnica abbastanza comune per i sistemisti, se non vi arriva è grave, ok, perché vuol dire che avete tante lacune sia a livello di trader discrezionale sia a livello di sistemisti, d'accordo? Adesso non sto a spiegarlo. Comunque è un trailing stop a passo variabile che si adatta, il passo non si decide in punti fissi, ma si decide in una frazione o in multiplo dell'ATR, che è la, diciamo, il range medio del mercato, ok? Quando esce la news, che cosa succede? Uno dei due pendenti viene eseguito e l'altro dopo un po' si cancella e il movimento si segue per il trailing stop. Ok, questa è un po' la logica del sistema. Vediamo euro-dollaro, che ho fatto il test Eurytick, ok, così i miei denigratori criticatori sono contenti, possono anche benissimo questo sistema, questi sistemi che vi faccio vedere oggi, se volete ve li regalo, non ci potete giocare quanto vi pare. Mi scrivete una mail, dopo ve li mando. Ok. Pendenti stop, quindi buy stop e sell stop, quindi lavoriamo sul breakout. Ok, e trailing stop. Beh, il sistemino qualche cosina ci porta a casa, quindi forse non è neanche sbagliatissimo come trading. Ed è buono, ed è una cosa buona, ok? Vuol dire che, diciamo, sul seguire il movimento post-news, forse qualche cosina potremo anche studiarci attorno. Sicuramente non mi metto a fare trading neanche discrezionale se non ho una conferma di un minimo di riscontro a livello di statistica sulle serie storiche. Ok, se questa mi dava giù da picco, vi dicevo, ragazzi, proprio lasciamo perdere. Qui qualche cosina c'è. Allora, andiamo a vedere che guadagniamo un po'. Abbiamo il profit factor 1,58, tutto sommato non male. Vediamo l'average trade. Allora, anche l'average trade è un concetto che dovete sapere, dovete già conoscere. Dopo magari vi faccio una mail dove vi elenco i video di cui ne parlo, i video precedenti, sempre
canale Trading 2.0, canale YouTube, dovete sapere che cos'è l'average trade, che in expected payoff, ricompensa attesa nel tester MetaTrader 4. Si tratta dei punti dell'operazione media, okay? Quindi somma di tutte, dei risultati di tutte le operazioni diviso il numero di operazioni. Okay? Quindi la media è di 3,3, okay? Tolto un punto, diciamo, d'ufficio di spread, un pip di spread, ci rimangono 3,3 pip. Vuol dire che se il mercato in un allargamento di spread ci mangia 3 punti, questo sistema, ok, diventa, va a zero. Va bene, seguire il trend è bello. Possiamo dire che andare contro trend è meglio? Ok, beh, rispetto alle cose che si sentono in giro, solitamente uno direbbe no. Contro trend è una cosa assurda, mai contro trend, mai mettersi contro il mercato non si predice, il mercato si segue. Boh, so, può essere che sia così, oppure potrebbe essere vero il contrario, non lo so, ok? Bisogna vedere i dati oggettivi, come dicevamo prima, e replicabili a sostegno di uno o di un altro principio che seguiamo per il nostro trading. Stesso sistema con logica invertita. All'uscita della news metto due pendenti, questa volta non di tipo stop ma di tipo limit. Quindi sopra il prezzo ci metto un sell e sotto il prezzo ci metto un buy, quindi vado contro il movimento. Allargo un po' il buffer a 50 punti sopra e sotto il prezzo, quindi questo cosa vuol dire? Che all'uscita della news il prezzo mi esplode. Se arriva a 50 punti mi metto contro trend, mi metto contro il movimento e seguo con il trailing stop di prima. Praticamente la stessa logica, un po' invertita. Questa è l'equity. Ok. Risulta ancora più regolare di quella che seguiva il trend. Addirittura ci aumenta di un pochino l'average trade, che è una delle metriche più importanti. È interessante questa cosa qui. Ve l'aspettavate? Quindi, news entrare nella breakout nella direzione della news, uscita della news e mettersi contro il movimento della news dopo un po' di punti. Poi 50 punti è un valore arbitrario, magari è un valore ottimizzabile oppure no. Io non me lo aspettavo, magari quando tempo fa, anni fa, ho fatto queste prove. Però sono cose molto curiose. Ok, quindi vediamo che vanno bene entrambe le cose. Aspetta. Una slide infiltrata, dopo correggo. Il problema qual è? Il problema è che nel momento in cui escono le news e avvengono, nei minuti in cui avvengono i primi movimenti, quindi l'aumento della volatilità, che può non portarci, ok, possono essere, diciamo, rimangiati dal mercato spesso e volentieri, che cosa assistiamo? Assistiamo ad un allargamento dello spread. Ok, qui vediamo con questo indicatore che registra le variazioni dello spread nell'arco di una giornata. Quindi vediamo qui su euro-dollaro abbiamo spread corrente 0,3, quindi un niente. Una media di un punto. Vediamo che il picco raggiunto durante la non far payroll è stato di più di 8 pip. Ok, adesso è difficile dire che se il pendente eventualmente sarebbe stato raggiunto con uno spread così allargato, può darsi di sì, può darsi di no, però comunque è molto probabile che in questo tipo di trading, vediamo un'altra slide, vedete anche qui, non farm payroll, ok, un altro cross, vedete. Dollaro yen.
Vedete, spread è arrivato a 9 punti. Ok, adesso magari l'operazione non sarebbe stata aperta su quel picco. Quello è stato lo spread raggiunto massimo durante questo minuto. Ok, però magari era di 3, 4, 5 punti lo spread. E se, come abbiamo detto prima, l'average trade nostro è di 3 pip, ok, e solitamente gli spread si allargano senza tenere in considerazione tutti gli altri, diciamo, eventuali problemi di esecuzione in quello che si chiama fast market, ecco, vediamo che proprio sulla carta si tratterà di un trading non sostenibile perché mancano i numeri. Statisticamente mancano i numeri perché l'average trade viene tutto mangiato, okay, dall'allargamento dello spread e poi dei vari re-quote, problemi di esecuzione vari, d'accordo? Siete? Siete vivi? Questa sera veramente vi... Di solito leggo più commenti ogni tanto. Ok, Angelo. Andrea. Dai, dai, Lilla. Sì. Ci siete allora. Bene, bene. Però vedo commentare. Ok. Allora, donate il codice dell'indicatore, ma l'indicatore, allora, questo qui non è il mio, non è un indicatore mio. Non mi ricordo se ce l'ho con codice aperto o compilato. Comunque, se vuoi te lo mando, oppure ne scrivo uno simile io, dai, che mi scoccia mandare la roba degli altri. Stefano dice: ci hai deluso, volevamo tutti fare trading con ordini stop prima della news. Beh, visto, si potrebbe anche fare, ok, io mi aspettavo di peggio, sinceramente, però qualche cosina. Poi, ovviamente, chi ha fatto i corsi di programmazione può andare a programmarsi, ok, tutte le news che vuole fare queste prove. Ok. Presente che non ho nulla da eccepire. E arriverà il momento che direte: ah, Sergei, sì, grazie per le cose che ci hai insegnato, ma ormai ne sappiamo più di te. Ecco, io sarò felicissimo in quel momento perché smetterò di fare formazione e mi dedicherò ai miei pastrocchi, ai miei sistemi, alle mie cose. Allora, ci sarebbero tante cose di approfondimento da dire, sulla questione trading sulle news, le varie macchinette, fra virgolette, che possono lavorare in queste macchinette, no? Sistemi automatici, diciamo, quelli seri, non quelli che si programma il vostro Sergei, ma di quelli che si programmano gli hedge fund spendendo centinaia di migliaia di dollari in ricerca. Ok, per leggere qualche cosa, qualche riassunto anche di paper scientifici che trattano l'argomento, cosa c'è di meglio che consigliarvi una bella lettura del blog del carissimo Eric Packer, che è un pseudonimo di questo blogger finanziario italiano che preferisce rimanere anonimo. Ok, ericpackerblogspot.com. Fate la ricerca, trading sulla news, ok, trading o macro news, le cazzate che vi vendono i brokers, parte 1, parte 2, ci sono 4-5 articoli bellissimi. Se siete curiosi di approfondire l'argomento, vi consiglio questa lettura. Facciamo prima, ok, non sto qui a dire le stesse cose che comunque sono perfettamente trattate. Ok, sarebbe ora che anch'io mi facessi il mio blog tecnico sulle cose, probabilmente lo farò. Ok, trading sulla news, parte 2. Ok, io tutte le considerazioni che si possono fare le trovate qui. Sono un paio in un paio d'ore leggete tutto e vi consiglio di impiegare queste 2 ore a fare questa lettura. Ok.
Allora, Gianni dice, l'ho già programmato, quindi immagino un sistema che entra solo news. Il problema è che entri tipo dopo 25 pip di slippage. Assolutamente sì, assolutamente sì. È quello il problema. Però aspetta, vedete che il discorso qual era? Qui sul breakout, sul movimento, se la rottura è stata fatta in un momento di fast market, è matematico che questi punti ce li mangiamo di average trade. Però se entriamo in controtrend, dov'è? Dopo 50 punti, dopo che sono trascorsi diversi minuti, un quarto d'ora, un'oretta, quei problemi non li abbiamo più. Ok, quindi in questo caso, tra l'entrare nella direzione del trend e entrare con la logica opposta in controtrend, vince quella controtrend. Poi magari non è abbastanza come un po' sistema, abbastanza rischioso e tutto. Sì, ci sta, però a livello di statistica di backtest è una cosa, diciamo, che adesso sappiamo, ok, che la logica inversa rispetto a quella che solitamente si insegna sulla carta potrebbe essere più produttiva, o almeno la prima quasi sicuramente sarà perdente, la seconda ha qualche chance in più di portare qualche risultato. E già non è male come informazione, vedete, semplicemente analizzando le serie storiche. Ok, sì, i filtri di spread si possono fare tutto. Allora, per piano di stradare la news negli ultimi anni è cambiato tantissimo. 8 anni fa i movimenti erano molto più ampi, sì. Vabbè, sicuramente, sicuramente. 8 anni fa però anche, forse sì, in parte è che è cambiato proprio l'andamento post-news, ma è anche cambiato, sai cosa, Pierpaolo, una cosa molto semplice, l'average, la tier medio, il range medio del mercato è cambiato. Dal 2009-2010 parlavamo di 200-300 punti al giorno di euro-dollaro nelle giornate un po' direzionali. Adesso fa fatica a farne 50. Quindi per forza tutto il trading cambia. Bravo, ottimo aspetto. Però considerala anche, diciamo, prima di, perché molto spesso siamo un po' influenzati da queste cose qui, tipo le macchinette, le mani forti, queste cose qui, sì, ma anche le informazioni, quelle semplici e palesi che abbiamo davanti agli dagli occhi, non sono, diciamo, da mettere in secondo piano. È sceso il range medio del mercato, ok? Per non dire volatilità, perché dopo se c'è qualche econometrista in linea, dopo dirà che non utilizzo i termini in modo appropriato. Non diciamo l'utilità media, diciamo range medio del mercato è tipo un sesto di quello che era 10 anni fa, quindi per forza le cose sono cambiate. Ok, allora questa era la slide invasa. Allora, questo blog molto interessante ve l'ho consigliato, vedrete che mi ringraziare te. Allora, è a Trend Following Wise One. Allora, questo qui è un sistema, diciamo, un po' completo, che entra in trend sulle esplosioni di volatilità. Ok, si può riassumere così la logica del sistema. Ed è un sistema che dovrebbe funzionare, ok, almeno a livello di backtest è molto interessante. Questi qui sono dal 2007 ad oggi su euro-dollaro, ok? Perché vi faccio vedere questo? Non è più in vendita questo sistema, non è per pavoneggiarmi né niente, semplicemente sempre per ricollegarci a un discorso ricerca, diciamo, delle cose, fra virgolette, che fanno muovere i mercati. Ok, qui andiamo a cercare, vedete qui a sinistra nell'immagine il tipo di entrata, andiamo a cercare movimenti violenti che, diciamo, dopo una contrazione di volatilità, la volatilità esplode e noi cerchiamo
di seguire il movimento, quindi un sistema che lavora in trend, ok? L'esperimento che ho voluto fare è questo qui: capire se parte di questi movimenti sono originati dalle news economiche, ok? Quindi andiamo a vedere qua 500 rotte operazioni dal 2007. Andiamo a isolare solamente i venerdì dei non farm payrolls, 114, quindi un quinto di operazioni. Anche qui vedete come sfrutta l'operazione, ok? Sfrutta il movimento, segue il movimento, perché ha una uscita che si chiama uscita smart. Quella la insegno ai corsi, ok? Vediamo un po' le metriche. Quindi tutto il sistema 515, 520 saranno, non c'è un numero, 514 operazioni, ok? 1,6 di profit factor, 9 punti di average trade nel complesso delle operazioni. Un quinto di queste operazioni sono per via del non farm payrolls. Ok, vedete che l'average trade più o meno rimane quello, il profit factor anche un po' di più addirittura. Quindi 115 operazioni. Quindi se andiamo a vedere le altre news che coinvolgono l'euro e il dollaro, ci accorgeremo che quasi tutti i movimenti, diciamo importanti, che fanno scattare questo sistema sono originati dalle news. Quindi niente, occhio aperti al calendario economico. Sembra poco come informazione, ma non lo è, sia per il trader discrezionale sia per il sistemista. D'accordo. Vi faccio notare una cosa importantissima: qui non entro sul minuto della news, non entro sui 5 minuti della news, perché vediamo anche quest'altra operazione. Qui sì, è talmente ampio come movimento che entro la barra dei 15 minuti. Ok, però posso entrare anche dopo un'ora che è stata rilasciata la news, dopo un'ora che è stato sviluppato il movimento. Quello che vi dico di certo è che entro non prima che passino 5 minuti dal rilascio della news, quindi non prima o dopo la prima barra, 5 minuti della news, così evito i primi 5 minuti di allargamento di spread e tutte le altre conseguenze, ok, del fast market. Qui un controtrend grezzo, vedete, questo triangolino qui è a partire dal rilascio della non farm payrolls fino alla fine della giornata. Entro contro trend alle 18 di pomeriggio, sì, alle 6 di pomeriggio, alle 18, e chiudo a fine giornata, ok, euro-dollaro. Quindi anche qui abbastanza positivo, quindi vedete che andare contro trend dalle news non è neanche spesso tanto orribile, ok. Alla faccia del segui sempre il trend, mai contro il trend, tutte quelle cazzate lì che si dicono, d'accordo? Quindi, se vogliamo seguire il trend, per evitare gli allargamenti di spread, entrare dopo la news minimo 5 minuti, ok? Come in quel sistema che vi ho fatto vedere, che era anche nelle prime slide, lì c'era comunque un test real time in 6 mesi, in cui si vedeva che il sistema è profittevole anche sui mercati, non solo in backtest, ok? Meglio ancora entrare dopo un certo ritracciamento. Dopo quanto rintracciamento esattamente, dopo, vabbè, sono dettagli che spiego in altri segni. Visto che il conto trend è comunque profittevole, prendere il profitto in breve, cosa vuol dire? Se avesse senso entrare nella direzione del movimento generato post news e seguire a prescindere
restando in posizione per ore, giorni, eccetera, che qualche volta la news genera un movimento del genere, però nella media di tutti i movimenti, se questo fosse vero, i sistemi contro trend sarebbero perdenti a picco. Ma così non è. Quindi, quando entriamo sul movimento generato dalla news, diciamo che raramente ha senso, si produrrà un movimento esagerato. Poi ci sono dei casi in cui ci fa 400 punti sparati entro sera e lì rimaniamo, dai, cioè, anche un po' di buon senso, ecco, trader discrezionale bisogna, ci vuole anche un po' di buon senso, un po' d'occhio, dai. Ok. Contro trend si entra su un movimento già esaurito, quindi non abbiamo problemi di esecuzione, di allargamenti di spread, slippage, quelle cose lì. Ok, evitiamo di essere in posizione in prossimità di news, come abbiamo visto nel primo esempio, okay, quando quindi siamo contro trend e sta per uscire la news, magari alleggeriamo o evitiamo di trovarci in questa situazione. Questa è una cosa valida anche se programmiamo un sistema, diciamo, un po' più intelligente contro trend, bisogna tener conto anche del calendario economico, non lavorarci, ma bisogna farlo, ok? Cerchiamo periodi in cui è ragionevole non aspettarci esplosioni di volatilità e di razionalità. Ok, quindi noi quando facciamo trading trend min reversion? Quando è ovvio non aspettarci esplosioni di volatilità. Quando ci aspettiamo le esplosioni di volatilità? Quando escono delle news o comunque ci sono dei periodi in cui ci aspettiamo qualche evento. D'accordo? Cose semplici, però cose che fanno la differenza. Ok. Adesso, fino adesso abbiamo parlato del trading sul movimento post news, quindi sul grafico. Si può fare benissimo trading sul risultato della news, sempre evitando di entrare proprio al momento del rilascio, mi raccomando. Sarebbe una cosa assurda. Qui bisogna fare ricerca. Ok, io qui ho fatto di tutto, non le condivido. Molte di queste cose che ho visto non le condivido neanche nei corsi a pagamento, giusto qualche cosina che è semplice o okay, che da integrare in un certo discorso. Consiglio a tutti di fare questa cosa qui, una ricerca, diciamo, sulle news e sugli effetti sui mercati. Ok, come si fa? Niente, si prendono i dati storici. Okay, degli asset dei mercati da analizzare, i dati economici delle varie news economiche, dei vari valori economici da analizzare, si mettono in un foglio Excel e si cercano le relazioni. Molto semplice, molto semplice. Bisogna mettersi lì. E vedrete che qualche cosina salta fuori, soprattutto sulla sterlina, per esempio. Si può giocare un pochettino dov'era? Si può giocare con i siti specializzati come questo qui, newsimpact.com. Vediamo se ce l'ho qui. Allora, anche questo, Trading Economics, diciamo, è il sito web tra quelli che hanno gratuitamente la maggior parte, diciamo, degli indicatori economici di tutto il mondo, ok? A livello di calendario, è quello che è il calendario più completo, ok? TradingEconomics.com e ha tutti i vari indicatori economici che si possono desiderare, d'accordo? Un altro sito molto carino è questo qui, News Impact. Giocateci pure questo qui, vedete, News Impact. Che cosa ci fa vedere? Regione per regione, cioè regione nel senso country per country, le varie
news economiche calendarizzate, d'accordo? È storicamente quanti punti nei vari time frame a livello di range medio hanno causato. Ok. Dopo una veloce analisi, magari se ci si è accorsi di qualche cosa di interessante, si può fare il lavoro di esportare i dati e metterli in relazione ai prezzi per vedere di scovare qualche cosa di interessante. D'accordo? E qui vediamo le varie conseguenze. Adesso, per esempio, prendiamo, ok, quello che guardavamo prima, dati sull'occupazione, non farm payrolls, perfetto, euro-dollaro, sterlina-dollaro. Ok, nel passato, 10 anni a questa parte, se non sbaglio, ci sono i dati. Ok, e li andiamo a studiare, vedete, vari time frame, eccetera. Poi ovviamente ci sarebbe, ma non c'è più tempo, si farà nelle prossime lezioni. Ci sarebbe da fare il discorso, mercato Forex, ok? Qui stiamo guardando euro-dollaro e sterlina-dollaro, entrambi in qualche modo hanno, diciamo, fra virgolette, sentito questa news. Non so, euro-yen l'avrà sentita, sì. Euro sterlina sicuramente meno. Ok. Ecco. In caso di un evento, una news riguardante a una valuta, contro quale altra valuta tradarla? Perché non è immediato. Euro-dollaro, sterlino-dollaro, perché è nello stesso momento, nella stessa giornata. I cross che non contengono il dollaro, cosa faccio? Li trado, non li trado, trend contro trend. Tutte queste cose qui sarebbero da sapere. Ok. Perché sono cose, diciamo, da ricercare, da quantificare, da trarci delle nostre conclusioni. Ok. Allora, sito web trading2.0.com. Email trading2.0 scritto tutto attaccato gmail.com, segnatevela. Qualsiasi domanda, se volete l'indicatore, se volete il sistema, ok, con pazienza, me la chiedete. Poi sito web trading2.0. Allora, struttura del Forex. Dopo nei prossimi webinar parleremo anche del FOTSI. Struttura matematica del Forex. Da sapere, ok, inutile tradare le news senza conoscere queste cose qui. Assolutamente. Ok. Comunque ne riparleremo nei prossimi webinar. Allora, prossimo webinar, iscrivetevi subito. Cioè, subito vi manderò, se non ve l'ho già mandata, vi manderò la mail. E lo spostiamo. Prossimo webinar è sul money management, risk management. Ne vedrete delle belle. E vi regalerò un tool per fare trading con money management corretto. D'accordo? Allora, era per lunedì, lo spostiamo a papà. Facciamo giovedì 25. Ve lo sposto in diretta. Perché so già che non farò in tempo a preparare tutto il materiale. Perché qui veramente vi voglio dare qualcosa. Money management è importante.
È la cosa che conta meno tra le cose importanti, ve lo dico un po' in maniera provocatoria, però vedremo dopo durante il webinar di cosa sto parlando. Risk management, controllo del rischio è la cosa più importante. Ok, allora, lunedì 22 ottobre abbiamo detto giovedì 25. Notifica. Perfetto, dopo vi mando il link della descrizione, non vi preoccupate, vi arriverà domani. Poi, corsi. Allora, corsi di programmazione, ho già accennato, per scrivere i sistemi ovviamente, per imparare MQL, da chi volete andare, venite da me assolutamente. Corso base, vabbè, vi lascio questo prezzo, 2,90 oppure 4,50, tre corsi di programmazione. Sono 5 serate da 3 ore, adesso è tutto organizzato su una piattaforma particolare, specifica per i corsi online. Ok. Forse farò un'ultima, ma sarà proprio l'ultima edizione live. In novembre, ci sto pensando, però 5 giorni di corso sono, cioè, già dal 2014 che faccio questo corso 2 o 3 volte l'anno, so quanto è pesante, so che c'è chi piace seguire live sicuramente, che comunque sono indispensabili le registrazioni da poter riguardare, quindi sto praticamente mettendo questo corso online sulla piattaforma specifica. Con tutti gli argomenti divisi punto per punto, sta venendo una figata. Qui era in prevendita, voi che seguite i miei webinar, vi lascio questo prezzo e fin da domani potete acquistare il corso, okay, con le registrazioni. Dopo vi farò sapere se ci sarà anche un'edizione live in novembre. Ovviamente, se acquistate il corso, sarete iscritti gratis nella edizione live e sarà proprio l'ultima che farò, secondo me. Perché tanto va bene anche in formato video corso. Corsi sul Forex in generale, adesso la prevendita è scaduta, quindi il corso costa 1500 euro. Lo divido anche in due parti adesso, perché prima volevo fare un corso unico, però capito che è meglio dividerlo perché stanno vendendo veramente 60 ore di corso, una cosa impressionante, d'accordo? Corso sulla Apollo Action, ok? Quindi trading sulla Forex, anche qui uniamo i concetti, i risultati delle mie ricerche, le uniamo, diciamo, in una formalizzazione di strategie di trading che hanno capo e coda da applicare sui mercati finanziari del Forex, previa tutto un discorso teorico e tutto un discorso, vi faccio vedere le ricerche che ho fatto per arrivare a certi risultati, d'accordo? E quindi si tratta di una serie di conoscenze più applicazioni pratiche, okay, di trading sul Forex. Quindi anche qui andate sul sito, compilate il form, d'accordo? Oppure mi scrivete un'email direttamente e acquistate il corso, ok? Perfetto. Va bene, signori, vi ringrazio. Comunque sì, se lo state chiedendo, sì, Poll Action ha preso per il culo della Price Action. Assolutamente sì, è proprio quello. Bene. Allora, fermiamo la registrazione così rispondo magari alle domande e tutto il resto. Va bene, signori, vi ringrazio. Iscrivetevi al canale YouTube Trading 2.0 e ci vediamo alla prossima lezione.